Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, andiamo a vedere intanto un po' di cosine. Sono partito da quella sbagliata come sempre. Allora, intanto sempre queste pedine che non sappiamo quando sbucano. Sappiamo sicuramente quella delle macchinine, una e l'altra sicuramente. Una c'ha la birra in mano, potrebbe essere dell'Oktoberfest? Quindi ad ottobre, ma così presto l'hanno aggiunta, mi pare strano. Allora, andiamo avanti. Una pedina che non sappiamo dove arriva, lo scopriremo nei prossimi giorni sicuramente. Poi abbiamo Magia d'Oro, che avviene domani, no, dopodomani precisamente, alle 3, con Sabotaggio e Lama Brillante, tanta roba, chissà se l'avremo a disposizione per scambiarlo. Poi Pearl Cove finisce questa sera, se non erro. È l'evento quello lì, imprevisto, probabilità e stazione, che è dalla soglia 1 alla soglia 50, con un 5 minuti per 1000 e un 10 minuti per 1000 alla fine, e ovviamente con bustine viola. Io dovrei trovarmi intorno alla soglia 37, quindi sono parecchio in ritardo. Ieri l'ho portata fino a fine torneo due giorni, quindi diciamo ho azzoppato fino a quello, e poi dopo vedrete altre cosine. Andiamo avanti. Ok, sempre se ci carica le cose. Labor Day dovrebbe essere il torneo un giorno e due ore iniziato ieri sera. Ovviamente ci sono ancora i picconi perché per voi l'evento è ancora in corso. Io l'ho finito ieri, quindi a posto dei picconi ci sarà qualcos'altro. Ci saranno le sostituzioni, potrebbero essere anche dadi e quindi avere il doppio premio, molto carino. Poi eventi di oggi, giorno 3 settembre. Parcheggio gratuito questa mattina, 9.15 costruttori in festa. Tra le 15 e le 21 mega rapina, tra le 21 e mezzanotte parcheggio gratuito, e alle 22, quindi alle 10 di sera, parte il nuovo evento Campfire Chronicles, molto interessante. La cosa strana è che il nuovo evento, nuovo torneo un giorno, non scade ancora. Cioè, quindi oggi c'è ancora il torneo due giorni di ieri? No, c'è qualcosa che non mi torna, va bene, andiamo avanti. Campfire Chronicles sarà appunto, ripeto, il nuovo evento che avverrà questa sera con 46 soglie, quindi meno delle solide, meno delle 50 classiche. Ovviamente non ci stanno più i martellini perché l'evento è finito in quel caso specifico. Ci sono vari dadi, vedo 17.985 dadi all'interno dell'evento. C'è un 5 minuti, non c'è il 5 minuti di per 1000, non c'è, oh sì. Sì, c'è molto più in là però, alla 24esima soglia. Lo sapete perché sta alla 24esima soglia? Perché domani, visto il giornaliero, almeno da quello che ho visto prima, c'è il 5 minuti di per 1000 nel giornaliero. Quindi è quando apriremo Monopoly Go domani, avremo 5 minuti di per 1000. E è, ripeto, società e... quello è, mi ricordo mai... Società e tasse? Mi sa di sì. Ok, la situazione è interessante, ripeto, ci sono vari dadi. C'è anche il costruttore in festa 30 minuti e un costruttore in festa 25 minuti e un doppio dado che è quello lì che con il tiro con i dadi ci dà con la combinazione dei dadi indietro. Ok, molto interessante, ci piace. Proseguiamo. Devo ringraziare ieri Piccola Kira che mi ha mandato queste due carte, ti ringrazio tantissimo. E devo ringraziare Andrea che ha accettato uno scambio perché gli serviva una carta di quelle lì del set, degli ultimi set che c'avevo io. E mi ha dato pari centro che ovviamente mi ha portato a questo bellissimo guadagno. 6.000 dadi per noi. Ultimo set penultimo set completato. Calcio. Vai così. Abbiamo visto tutto. Si entra in gioco. Andiamo a farci la nostra giocata. E ovviamente oggi probabilmente non avrà dei per 1000. Già sappiamo perché. Ok. Allora, questo è il torneo due giorni di ieri. Sono arrivato 22esimo. Nonostante tutto mi sia impegnato. Quindi tanta roba. Proprio cattiveria. E qui c'è il torneo quello nuovo. Un po' come si chiama? Lancio del tridente. Scusatemi, voglio vedere un attimo. È un torneo un giorno, era? Dove sta ficcato? Mo me lo so perso. Fermi un attimo. No, no, non è questo quindi. Ce n'è un altro prima. Eh sì. Ce n'è un altro prima. Possibile? Questo è un torneo, un giorno, lancio del tridente, questo si chiama Laboratory Legend, non c'entra una mazza. Quindi vuol dire che questo avverrà domani. Non oggi, Labori Legends. Vabbè. Vediamo un po', è un torneo comunque un giorno e sicuramente avrà ancora i picconcini. No, l'evento picconcini è finito.
C'è qualcosa che non mi torna. A parte che a me è finito normalmente perché l'ho finito prima. Il cretino di un Mordug. Sì, me le dico da sole, sono un pirla. Allora, vediamo un po' se qualcuno mi ha mandato qualche scambio interessante. No, mi avete mandato solo richieste di carte, come al solito, che vi dico sempre che non vanno. Community chest non si è ancora caricata, forse perché è presto. Sono le 7:30, ragazzi. Sto registrando una mezz'oretta prima. Quindi potrebbe essere la cassa community arrivi più tardi. Ok. Andiamo avanti. E portiamoci dove possiamo arrivare con questo torneo un giorno. Anche perché neanche questo avrà più i martellini. Sopra non ci saranno più picconi. Anche perché aspettate, l'evento sopra aveva i picconi. Quindi dopo la 1600, per esempio, c'erano 30 picconi. Dopo vediamo cosa ci esce. Ci usciranno soldi o altri dati? Chi lo sa? Lo scopriremo solo giocando. Ok, ovviamente dobbiamo pensare a Station. Quindi giochiamocela come se volessimo arrivare su Station. 549, quindi già niente. Questa va a finire su Station a sbuffo, lo sapevo, mannaggia. Cominciamo male, eh. Ok. Una bella distractions. Vediamo un po' se becco qualcuno di voi, visto che non ho per mille. Kami sembra molto attaccato, vediamo un po'. Ok, Kami non ha scudi. Kami, mi dispiace se ti attacco, ma ti ho trovato un attimo in difesa, eh. Non te la prendere. Un 549 penso sia armor. Ok, 527, posizione brutta. Però c'è un imprevisto, quindi potremmo andare su imprevisto. Ok, è andata male uguale. 6 e 3, 9. No. Sicuramente. No, bene, ve l'abbiamo levata. Ok, no, posizione brutta di nuovo. Mi date una posizione, grazie. Allora, vediamo un po' questa se ci piace. Posizione assolutamente non ci piace. Liscio cosmico di tutto. Liscio cosmico due volte. Niente, eh. Abbiamo recuperato qualche dado e mo lo riperdiamo immediatamente. Vai, andiamo da Kami. Così prendiamo un attacco sicuro. È che non ho di nuovo neanche aperto piccolo, quindi sto sempre nella stessa situazione. Intanto Giuseppe ieri mi ha attaccato tantissimo. Io ho fatto un attacco solo, è arrivato, brrr. Mi ha trovato una costruzione per colpa delle giornaliere e mi ha attaccato dappertutto. Ok, dai così. Andiamo a portarci un po' di punti. Senza martellini pure il torneo un giorno, ma vediamo cosa ci dà. Ok, eccolo che parte. Non ci dovrebbe essere per 1000 perché ovviamente ci stavano i martellini. Ok, 40 dadi la tristezza. Però due bustine addirittura. Siamo primi stranamente, forse perché è un torneo un giorno e è un orario un po' in anticipo in confronto al solito. Ok. Posizione potrebbe essere buona. Andiamo avanti. Andiamo a finire su tasse, quindi cicciottiamo i dollari. 7, vai. Vai, e niente, tutte le istruzioni. Non c'è più il torneo 2 giorni. Su. Non facciamo tutti questi scherzi. Comunque è bello che carica subito gli amici. Veramente una cosa fantastica. Sono contentissimo di questo aggiornamento. Speriamo che ne faranno altri così che vanno a migliorare e velocizzare il gioco, che è la cosa principale. Ok, 2000, tra poco prendiamo i 1600 dadi. Vai così, 150 dadi indietro, va bene, abbiamo 600. Allora, posizione. Cerchiamo la posizione, già siamo secondi, già si sono attivati, si sono svegliati. Guai. 415 posizione. Speriamo di nuovo. Ok, 415 probabilità, quindi mettiamo 100 sopra. Non va male, non va. Che mi raccontate, ragazzi? Come va? Come va? Che mi dite? Cosa avete fatto di bello questi ultimi giorni? Tanto tra poco inizia la scuola. Iniziano i lavori, sono già iniziati sicuramente. Ho letto qualcuno di voi che adesso va in vacanza. Che se fa una settimanella. Fai bene, fai bene. Olè. Sperando un po' anche che faccia due gocce questi giorni, perché avevano messo un po' di pioggia, ma non ha fatto ancora niente. Fa caldo ancora, fa caldo. Ok. Allora, troviamo posizione. Non so se si sente, ma questa mattina c'ho un leggero raffreddore. Probabilmente non è un raffreddore, ma sarà tipo sinusite mattutina. Quelle brutte. Che brutti raffreddori. E te svegli e dici: ma perché è stato il ventilatore? È stata la finestra? Chi è stato? Ok. Bel 100 da qua, liscio, ovviamente. Tiro improponibile che va nel vuoto. Questo era proprio un tiro non pensato. Questo è buono. Esce un bell'8. Esce un 6, ovviamente, te pare.
liscio. Allora, dopo ci sono dollari, guardate, dove c'erano i picconi ci sono dei dollari. Quindi in questo caso hanno convertito con i dollari. Vediamo se in qualche conversione hanno fatto con i dadi. Va bene, altri 100 a sbuffo lì. Però se non prendiamo torneo non saliamo nel torneo un giorno. E vabbè, cattiveria. Allora, mi sta dando posizioni e mi sta facendo dei tiri brutti. Abbiamo iniziato molto bene. Ma se va scende, guarda, appunto. Tiro da qua solo perché là c'è stato imprevisto uno scudo. Vabbè, 10 è cattiveria però. Ok, per uno da qua. Una bella prize, vediamo un po' se era raddoppio. Era raddoppino triste, non è vero. Meglio così, da un punto di vista è molto meglio così. Un 3 da qua, vabbè, è sempre tristezza. Qua perché c'è stato l'imprevisto possiamo tirare. Ovviamente tiro lunghissimo. 3-3-6 presa. Voilà, una rapina, che bello, è arrivata la rapina. Ok, vai, tranelli. E yes, buono. È un torneo un giorno da caricare pesante questo, quindi lo dobbiamo levare completamente. Ok. Vediamo un po' quanti dadi mi rimanda indietro dopo tutta sta perdita, 150 sempre. Ok. Qualche dadino lo stiamo riprendendo indietro. Olè. Bell'armora sbuffo. Te pare che mi fa sprecare un tiro? No, dai. Due rapine di fila è cattiveria. Guarda, era un'altra tranelli. No, non è possibile. Non è possibile. Ok, proseguiamo. Per uno. 6, 1, 7. Ce ne scomoda. Ce ne scomoda due volte. Che poco ci andava, eh. Ok. Bel percento da qua ci sta tutto. Lo prendiamo pure. Bella. Ovviamente distruzione perché la seconda rapina l'abbiamo sprecata prima. Ok, riandiamo da Kami. Che adesso è diventato più veloce. Quanto è bella questa cosa. Guarda, mi ha reso felicissimo sto cambio. La ipervelocità. Trovare gli amici mi ha reso felicissimo. Ok. Sembrano chissà quanto poco tempo, ma effettivamente fanno la differenza, raga. Olè, altra bustina per noi, ovviamente piccola. Voilà. Portaci i risultati. No, 100. Però ci leva ovviamente i dollarini. Siamo alla bustina blu. 800 punti. 10 penso ci porta nel nulla cosmico. Mettiamo posizione. No, 6 e 6 mi sembra porto su station forse. No, liscio di 1. Posizionaci, ti prego. No. Guarda, è cattiveria. Dacci una posizione. Eccola, questa non è male. È un 6. Ok, 5. Cioè, sono riuscito a fare uno meno. Il 9 è rarissimo. Infatti, abbiamo fatto nulla. Ok. Ti prego. Le posizioni le stiamo prendendo, ma ci devi dare un po' una mano, gioco. Niente. Guarda, guarda la cattiveria qua. Liscio di 1. Liscio di 1. Liscio di 1. È tutto liscio di 1, perfetto. Balliamo il liscio oggi, ragazzi. Ok. Guarda quanti 10, niente, tutti i numeroni. I numeroni sono il nostro nemico principale. 6, 6. Ok, 3. Oh, mo te lo tiro un 100 da qua, se no non tiro più 100. 5, 6, 7, probabilità. Nulla. 6, 1, 7, posizione perché c'è imprevisto. 4, 5, 6. Ho lisciato entrambi, ovviamente. Ci sono finito in mezzo. Niente. Azione sprecata. Rapina sprecata. Ok. Uno ci prova in tutti i modi. Vabbè, era piccola, però era sempre una rapina. Che scatoline. Allora, da qua posso tirare lo stesso perché là c'è l'imprevisto armor. Però mi ha fatto 6 e 6. Dove è arrivata? Oggi fa tiri alti, raga. Oggi fa tiri altissimi. Oppure bassissimi a zonzo. Però cerca sempre di farmi uno lontano. Bello, sprecato pure questo. Grazie. Guarda la cattiveria. Ok, 10. Ok. Niente posizione. Niente, le posizioni non ci arrivano oggi. Però
Bryson, dai, dacci un raddoppio. Giusto per farci un attimo dei recupero. Oh, ti vogliamo bene. L'asri del doppio 4. Tasse. Questo per aumentare quello là sopra, ma non ci interessa niente. Posizione forse imprevisto? Ok, imprevisto stazione, quindi doppio punto. 100 più 200 sopra. Ovviamente distruzione perché alla rapina la siamo giocata prima. Andiamo da Kami. Mi dispiace Kami, oggi se ti trovi tutto rotto è colpa mia. Mi prendo tutte le responsabilità. Ok. Poi hanno attaccato pure altre persone, non so chi sono. Dovrebbero mettere il nome in piccolo delle persone che attaccano, giusto per sapere chi è e di... Ah, guarda quel maledetto. Ok, un bel 300 punti. Ci porta avanti nella bustina. Dadi. Buoni. Però siamo undicesimi, quindi stanno pushando. Non sembra, ma pushano. Ok, 140 billions. Ok, siamo a 1 trilione e 9. Ovviamente è impossibile sfruttarli per costruire. Come sapete, adesso ci toccano quasi 10 trillion. Almeno non hanno ridotto i costi. No. Oh sì, hanno ridotto i costi. Era 200 e passa mila, mi sembra. 200 billion, 220 billion. Quindi bisogna vedere, hanno ridotto i costi. Quindi, ipoteticamente, adesso ce ne vogliono 8-7 trillion. Ok, devo controllare poi, raga. Vabbè, dai. Che cattiveria, altre così. Vabbè. Fortuna non è un'altra rapina. Però mi arrabbiavo. Allora. Vediamo un po' dove arriviamo. Ok. Posizione inutile. Stazione, stazione, non la contiamo mai. Peccato che riesco ad arrivare oltre. Guarda la cattiveria, i numeri giganti. Ok. Posizione. Posizione potrebbe essere buona come nulla. E appunto. Poi con noi, ovviamente, la fortuna se ne va a quel paese velocemente. Per fortuna abbiamo ripreso questi 6.000 dati, così abbiamo recuperato qualche dato. Se no era tutto in drop. Quindi devo ringraziare il ragazzo ancora una volta che mi ha mandato la carta in scambio. Così ho fatto anche un altro meno 1, quindi dovrei stare a meno 9 precisi da fine album per la seconda volta. Non la terza questa volta, per la seconda. 617 station, eccolo. Niente, altra distruzione. Andiamo dalla povera Gami, che continua a essere il nostro target fino a fine giornata. Cioè, fine giornata no. Fine video. Poi cercherò di recuperare il mio piccolo. Speriamo di averci il tempo, perché tanto non ci sta mai il tempo. Il tempo sparisce in un attimo. Ok. Stiamo andando, ripeto, discretamente, però troppi lisci. E pochi ritorni di dati e pochi ritorni di punti. Cioè pure l'evento Covo per l'acero ci sta dando grandi soddisfazioni. Ho tempo fino a stasera per poterlo finire, quindi anche se non lo finisco in video, diciamo che ho tempo fino alle 10. Se non ce la faccio, vuol dire che c'è stato qualche contrattempo ed è un problema. Che vuol dire drop dati, non finire un evento in pratica. Mai. E già mi è successo, forse già, che pampa, tutte le rapine mi sta a levare 2-3 volte di non finire eventi. Pure l'altra volta, come avete visto, non l'ho completato. Quindi la situazione è un po' drammatica. Voilà. Ok. Proseguiamo col giro sperando di trovare una posizione senza che ci spreca magari stazioni come sta fatta fino a mo. Olè. Covo per l'acero, ti prego, dacci un po' di soddisfazione indietro. Nulla. Vabbè, diciamo che ci siamo arrivati alla bustina blu. Sembra che sopra abbiano convertito tutto in dollari questa volta, perché pure questi dovrebbero essere picconi. Fammi vedere. No, dove sta? Eccolo qua, 700 punti, 700 punti, dovrebbero, no, dovrebbero essere dollari, quindi sono corretti. Poi dopo ci saranno dadi, che ci vorrà una vita parivacce, e poi picconi. Ok, allora proseguiamo il giro, da qua dovrebbe essere posizione, se non facesse 2, porca miseria, 2, non che 3 sia meglio. Ok, armor. 415. Il gioco ci sta di proprio male oggi. Cioè, non malissimo, perché ripeto, abbiamo fatto qualche gain grazie al ragazzo. Però non abbiamo ne fatto neanche un buon up. 20 minuti di gioco. Ok, una station che sicuramente sarà distruzione. E te pare.
Che faccio, regalo una bella rapina, ma non sia mai. Ragazzi, state giocando a qualche giochino nuovo? Qualche cosa di carino? Io ho saltato, non è che ho saltato, l'ho fatti due eventi, però non sono riuscito a registrare. Brawl, il Mega Pig, non sono riuscito a registrarlo perché l'ho aperto ieri, Brawl, mentre stavo sul divano e... Vai, apri tutto il Mega Pig. E io, mannaggia la miseria, l'odio. E stessa cosa, Squad Buster, anzi, Squad Buster... Sta diventando veramente tosta portarla avanti. Perché ci vuole troppo per alzare il tiro. Cioè, nel senso, per arrivare a 150. Sto a 132 e sto giocando le mie partite tutti i giorni. E sto anche usando delle monetine tutti i giorni. Quindi, diciamo che questa cosa dell'arrivare al 150 mi sta dando un urto infinito. Avevo infinito. E non so se ci arriverò in tempo. E ieri addirittura mi sono perso uno dei cosi. Come si chiama? L'avevo iniziato, ma è finito prima che andassi a prendere la pignatta. Ho fatto. Ero quasi al 500, invece ieri mattina, mentre stavo registrando, è finito l'evento. Quindi posso dire che Wood mi sta dando complicanze, che non mi piacciono in un gioco. E la competitività si perde tutta in quel gioco ormai. Perché è talmente randomico anche l'abbinamento delle unità. Che basta che ti manca il farmer all'inizio, hai perso. Oppure sei arrivato tra i primi 5 se c'hai fortuna perché sei capace. Ok. Monopoly sembra ancora sta regge, non so con quale magia. Però intanto, ripeto, qualche miglioramento di game c'è stato. Hanno fatto ovviamente più difficoltà al gioco per essere portato avanti, quello si vede. Però la fluidità è migliorata, la reazione e la ricerca degli amici è migliorata. Non so se il bug degli amici c'è ancora, penso di sì. Sarebbe da testare. Però diciamo che ancora quel gioco da passatempo ancora si può gestire. Ok. Allora, un bel per cento. 6 e 3 forse imprevisto. Yes, imprevisto stazione. Quindi 300 punti sul covo per l'aceo e ci porta ai prossimi dadi. Ovviamente sempre distruzioni perché ti pare che le rapine o mega rapine ce le dà noi? Ma quando mai? Quando mai? Ok. Ragazzi, quando riniziate le scuole? Vi hanno detto? Quando è il giorno che riniziate? Così cambiamo pure gli orari perché penso che questi non siano orari adatti per voi. Adesso che riandate al lavoro o scuola, no? Tocca cambiare o sbaglio? Allora, quei 2700 punti, 1900 dadi sono una truffa gigantesca. Perché in pratica voi ci arrivate, ma non andate in game, dovreste andare in paro drop. A prescindere da quanti punti fate col covo per l'aceo in quel 1900 dadi, sono fatti apposta. Perché ti fanno pensare che ritorni a guadagnare qualcosa e invece perdi il tutto. Ok, diciamo che sono specchietto per la lodole che però devi superare se vuoi andare avanti nell'evento sopra. Ok. Stanno lì in mezzo e te li devi subire. Se vuoi andare avanti. Se no, quello è un limite. Te fa proprio da muro. E dice proprio: te fermi qua e forse è meglio perché stai usando troppi dadi. Nella testa, eh. Sembra una cosa fatta molto apposta. Ok, siamo tredicesimi. C'è qualcuno che sta giocando con buona fortuna in confronto a noi. Noi ci sta di veramente. Modo importante. Male. No, importante no, perché ancora. Siamo nei limiti perché comunque quei 6.000 dadi hanno fatto la differenza, eh. Però, li stiamo droppando, eh. Cioè, si sentono i dadi droppati. Ale, vabbè, ci hanno fatto fare una settimana di up e mo fanno fare una settimana di drop, guarda, eh. Giusto perché siamo vicini. Vicini, vicini. Alla fine e ci farò droppare. Ok. Dai, dammi posizione invece le fammi gli 11 della vita che ci portano sempre nello stesso punto, un po' più avanti. No, brutta posizione. Guarda la cattiveria il 10. Guardate la cattiveria del 10. Ok. No, però, dai. 10 e 5, ma cos'è? Ma dai! No, vabbè. No, vabbè. Ecco, almeno non è mega rapina, guarda. Almeno. Secondo me la prendevo veramente tanto. Allora, guarda, 4 e 4, 8, posizione bruttissima. Ma se fa 2, vabbè, ha fatto 10. Ritorniamo là. 6 e 3, 9. Oh, tutti i numeri alti. Oh.
3. Ok. Allora, siamo ritornati di nuovo in posizione scomoda. Secondo me rifà 5, ma rabbia bestia. Non rabbo tantissimo, è un po'. No, 7, ok. E già, è un numero normale. Vediamo un po'. E mo' ho fatto 5, ok. Posizione brutta, 11. Numeri improponibili. Va bene, adesso abbiamo posizione. Se adesso fa un 10 mi arrabbio. Ci è mancato un pelo, eh. Qui tiro soltanto perché c'è l'imprevisto. Ovviamente lisciamo di uno. Una bella Prison sprecata. Vediamo un po' cosa c'era. Non era raddoppio, fortunatamente. Quindi abbiamo pulito. Ok. Qua dove ci porta? Qua. Tasse. Ma oggi la vedo leggermente povera questa partita, se la devo dire tutta. Ma in tanti sensi proprio. No? Guarda la cattiveria del gioco. La cattiveria. Young Dog 42. Non è di sicuro uno dei nostri. È uno casaccio. Ok. 5-3. Posizione bruttissima. 6 e 6 va a finire su Station. Oh, oggi veramente. I giorni io. Ecco, un'altra bella rapina andata. I giorni io, gli 11 e i 12 e i 10 non l'ho visti. Non l'ho proprio visti. Ma neanche ieri che abbiamo fatto. C'erano forse puntati sulla punta delle dita. Oggi già quanti ne abbiamo visti? Se dovessi farmi un conteggio, mi farei una media. Cattivissima, presumo. Proprio dalla Scopely. Ma che stai a combinare? Poi sempre se è colpa della Scopely e non dell'Hasbro. Perché ovviamente dipende di chi è colpa la decisione delle impostazioni di cosa. De sorta. Ok, per 100. Doppio 5, sprecatissimo. Ok, 5 a 1 6, sprecatissimo. E si ridroppa male. Ok, 6, 7, 8. Ok, una station. Se sono ricordati delle station. Ovviamente distruzione perché le rapine ce l'hanno fatte sprecà. Tutti i modi. Allora, andiamo da Gami. Sempre se si è svegliata. Se si è svegliata su guai. E voilà, altra distraction. Siamo andati avanti a distruzioni, raga. Che tristezza oggi. Oggi è giornata veramente gnè. Allora, 600 punti. Sopra, quindi prima ci arriviamo a prendere quei dati, passa una vita e mezzo. Sai che questa puntata sarà veramente priva di qualsiasi contenuto importante. Anzi, sarà bella carica di drop. Ok. Vai col per 100. 4, 5, 6, ovviamente liscio. Tiro corto su dati, che potevano essere 300 dati che ritornavano, maledetto gioco. Maledetti. Ok, posizione potrebbe essere buona. Sempre se le probabilità funzionano come devono. Bene. Una bella distruzione. Giusto perché le rapine si sono perse per strada. Andiamo da Kami. Per fortuna è diventato rapido rapido. Così riusciamo a sfruttare tutti i 30 minuti puliti puliti. Ci siamo arrivati, ragazzi. Siamo fatti quasi 30 minuti dei video. E in pratica non abbiamo fatto una mazza. Cioè, il torneo un giorno a quanto è arrivato? Sono curioso di quello più che del covo perlaceo. Per vedere a quanto siamo riusciti a portare leggende lavoratrici. Ok. A metà forse? Poco più della metà. 16 su 30. Quindi la tristezza cosmica. Cioè, il primo sta a 66.600. Ma come fate? Io non capisco come fanno. Raga, datemi delucidazioni. C'è qualcosa che non mi torna. Cioè, se non c'è un per mille da parte, come fai a tirar lì fino a quel punto? Bah. I misteri di questo gioco. 6 e 6, 12. Andiamo nel nulla cosmico. Grazie. 6 e 7, forse l'imprevisto. Station, buono questo. Questo è buono. Rapina, ti prego. Dai, io non ci credo. Cioè, è pazzia. Ok. Allora, direi che facciamo questo attacchino e poi andiamo a vedere se ho qualche carta ancora da regalare. Che non avendo trovato neanche bustino o roba interessante,
Anche le carte da regalare rimangono relativamente quelle. E qua non ci danno roba buona assolutamente. Dai, facciamo un altro giro a sbuffo. Per 100 da qua. 6, 7, 8. Vai, Station, non ci credo. T'ha ascoltato la divinità. Sarà mega rapina? Assolutamente no. Oh, due mega rapine, due più basso possibile, raga. Fatemi capire. Se sono scemo io. Può essere pure, eh. Ok, allora. Cassa community perché è arrivata. Che sono fatte le 8, visto? Preciso, preciso. Noi ci apriamo la cassa community, vediamo cosa ci dice. E poi andiamo a vedere cosa e chi regalare. Ok, per ora sembra che ci sta prendendo in giro in buona maniera. Ok, tutti i bonus amici. Tutti i bonus amici. Tutte persone attive. Tutte persone attive, benissimo. Ok, sono rimaste due. Sicuramente non ce le darà mai. Uno l'ha presa. Ce ne manca una. Vaffanbecco lo gioco. Vaffanbecco lo gioco. Niente, grazie di 3 trillion. Che comunque sono carini. Peccato che penso non possa costruire. Allora, controllo un attimo se riesco a costruire, ma non penso. Dovrebbe essere 125 per 112. No, è aumentato. 125 billion per 112 mi chiede 14 trillion, quindi è impossibile costruire. Che bello, sprechiamo cose. Allora, ovviamente, andiamo a vedere cosa regalare e come si ricevono i regali. Come sempre, ragazzi, ascoltatemi. Allora, mi mancano 9 carte a fine album per la seconda volta, quindi è l'unica cosa positiva di questo video. E la carta che mi hanno regalato. Per avere le carte regalate da Mordughino è molto semplice, dovete essere miei amici in gioco, quindi il link in descrizione. Sotto ogni video di Monopoly c'è il link per diventare amico. Mi raccomando, ci pigiate, vi apre il gioco e vi aggiunge agli amici. E mi raccomando, dovete essere iscritti al canale, lasciare mi piace all'ultimo video. E i commenti che vado a leggere per la richiesta delle carte stanno solo sotto all'ultimo video, quindi non vado a leggere quelle precedenti. Quindi la lista fatemela sempre sotto all'ultimo video. Per fare la lista è molto semplice, mi dovete scrivere: mi serve la carta set 19 rotolando in avanti, set 20 mio mio, set 21 aria di casa dorata se c'è magia d'oro, set 22 e bla bla bla, via dicendo. E mi dovete mettere ovviamente il nome in gioco perché se no non vi trovo. E quindi è per quello che dovete essere i miei amici se no non vi trovo. E immagine profilo dettagliata se avete un nome troppo comune perché se no non vi capisco, non vi trovo. Per quale motivo? Perché se vi chiamate Francesco e c'ho 8 Franceschi e poi dopo mi dite guarda mi chiamo Francesco mi dai quella carta? Chi sì? Quale sei dei tanti? Quello con l'immagine del tramonto? Allora te trovo. Vado a vedere nei commenti chi mi ha scritto qualcosa di utile, interessante o che vuole qualcosa di buono. Allora, la prima carta di oggi sono 4 gli scambi, ragazzi, perché uno l'ho fatto ovviamente per prendere la carta che mi mancava, quindi Otiv ti mando la carta che mi hai chiesto del set 23, che dovrebbe essere carico straripante, che è quello che mi ha regalato ieri l'altra ragazza. Eccolo qua. La seconda carta di oggi va a Ginevra, è una carta 4 stelle, se non erro, del set 22. Mi sembra di sì. Presentare le armi. Penultima carta di oggi va a Francesco col sassofono che mi chiede una carta del set 20 asso nella manica. Te lo mando immediatamente. Ultima carta di oggi va a Zestful e mi chiede una carta 3 stelle del set 10. Lui è Zestful col coccodrillo, quindi è lui. Ti mando immediatamente la carta che mi hai chiesto. E per oggi abbiamo dato con le carte asso delle scale. E siamo arrivati alla fine di questa puntata non fruttuosa come speravo, sinceramente, vabbè, ci accontentiamo. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E domani vedremo un po' che succede tra torneo e nuovo evento con le tasse.